La previdenza complementare in Italia è a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale. Ora cerchiamo di capire bene che cosa significano questi due sistemi, perché in Italia agiscono tutte e due contemporaneamente e quali sono i risultati che essi conseguono. Partiamo però soprattutto in primo luogo dalla definizione. Si dice a contribuzione definita quando un sistema definisce il sistema contributivo, il contributo del lavoratore, e se in una forma pensionistica negoziale, cioè che discende dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche il contributo del datore di lavoro e in quota parte o nella sua totalità il TFR, ma non se ne conoscono la prestazione finale. Perché? È perché essa dipende da una serie di variabili. In primo luogo, quanto verso di contribuzione io, in quanto lavoratore, posso versare di più, posso versare il minimo previsto dal contratto di lavoro, beh, chiaramente la mia prestazione varierà. Così come varia in funzione del contributo datoriale, esso è definito nei contratti di lavoro, perciò ogni rinnovo contrattuale potrebbe determinare un incremento del contributo datoriale. Anche in questo caso, attraverso un incremento del contributo datoriale, io mi attenderò una prestazione superiore, ma io non lo posso sapere all'inizio. Così come il TFR, che dipende essenzialmente dalla mia carriera, e quindi maggiore la carriera, maggiore il TFR, maggiore sarà la mia prestazione finale. E poi dagli investimenti che il fondo pensione fa, e quindi dai rendimenti che conseguono agli investimenti. Queste quattro variabili, contributo del lavoratore, contributo del datore del lavoro, TFR e rendimenti conseguenti agli investimenti, determinano una somma finale che si chiama montante. Solamente perciò, al momento in cui sarò in condizione di percepire la prestazione dal fondo pensione, io saprò di quale entità la prestazione stessa è. Come si fa? Se andate sul sito del Fondo Pensione Perseo Sirio, troverete la convenzione con la compagnia di assicurazione Unipolsai, che definisce quali sono le tipologie di rendita che possiamo scegliere, e anche delle tabelle che riportano i coefficienti di trasformazione. Ecco, come la pensione pubblica, no? Alla fine della mia carriera, nel momento in cui vado in pensione, l'INPS calcola il montante che ho accumulato nel corso del tempo, lo moltiplica per un coefficiente di trasformazione predefinito e da questo ne viene fuori la mia pensione anno e mensile. Quello che possiamo fare durante la vita associativa è quella di fare delle proiezioni, fare delle simulazioni, di riuscire a orientarci all'incirca di quello che potrebbe essere la dimensione della mia pensione futura. Però il sistema è a contribuzione definita e a prestazione incerta. Si affianca al sistema di contribuzione definita quella di capitalizzazione individuale. Questo distingue radicalmente la previdenza complementare dalla previdenza pubblica, quella della pensione dell'INPS. Perché il sistema capitalizzazione individuale fa sì che i contributi versati nelle loro varie forme e i rendimenti conseguiti dagli investimenti dei contributi versati
costituiscono una posizione individuale che è impermeabile, quindi non cede né prende da nessun altro. Questa, la differenza con l'INPS è proprio questa. Come sapete, la previdenza pubblica invece si paga su un altro principio, che è quello della ripartizione, e cioè noi che stiamo ancora lavorando versiamo i nostri contributi all'INPS, ma con quei contributi che l'INPS contabilizza, sì, però utilizza per pagare le prestazioni in essere. Cioè ciascuno di noi paga un pezzo di pensione a un pensionato. Questo non avviene nella previdenza complementare. Ciascuno si paga con il suo. Il suo resta nel suo conto individuale fin tanto che non è nelle condizioni di richiedere la prestazione. Questi due sistemi di contribuzione definita e di capitalizzazione individuali consentono una stabilità di bilancio alle forme pensionistiche complementari, qualsiasi essi siano, e assicurano l'assenza di qualsiasi rischio di default. Infatti, per la previdenza complementare, per le forme pensionistiche complementari, non è prevista neppure la procedura fallimentare, poiché il sistema impedisce nel suo stesso funzionamento il fallimento del fondo pensione.